Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio salotto, nel salotto di chitarrista d'appartamento. Sono Alessandro e questa sera parliamo della mia nuova chitarra. Da tempo desideravo una chitarra con delle mie specifiche, ma soprattutto volevo una chitarra di stampo piuttosto vintage, senza avere ovviamente i budget per una chitarra vintage. Quindi mi sono affidato a Flameton e questa è la mia nuova Stratocaster. Una cosa molto importante, prima di iniziare il video, sappiate che non percepisco dal punto di vista commerciale nulla da Flameton e le riflessioni che ascolterete in questo video sono frutto semplicemente delle mie sensazioni su questo strumento. Flameton in Italia e anche all'estero è un brand molto riconosciuto per quanto riguarda pickup. Mi sono affidato a Flameton perché Alessandro Tommasoni, che ne è il fondatore, è un chitarrista amante di vintage. Da anni ripara e rivernicia Stratocaster e Les Paul degli anni 50, 60 e 70. Tant'è che negli anni 90 Casale Bauer, che all'epoca era il distributore di Fender, lo interpellò proprio per una collaborazione che lo portò ulteriormente ad arricchire la sua conoscenza sugli strumenti Fender. Ho chiesto a Alessandro una replica di una chitarra degli anni 60, di una 62, però desideravo tanto avere il palettone, quindi una scelta un po' particolare, ovvero il profilo del manico è il profilo di una Stratocaster del 62, mentre il palettone ovviamente sappiamo che è più tipico degli anni 70, o meglio, fine 60, inizio anni 70. Lo strumento è veramente ben fatto, vi dico un po' di specifiche. Il body è in ontano invecchiato 30 anni, il neck è in acero e abbiamo una tastiera in palissandro brasiliano. 21 tasti con un radius 9,5. Il radius 7,25, per quanto fosse quello veritiero, non è però il mio. Meccaniche Cluson vintage, ponte tremolo vintage di Goto, 3 single coil Flameton avvolti a mano da Alessandro 68, potenziometri 250k CTS e uno switch a 5 vie. Vi faccio ascoltare subito 5 esempi con i suoni clean. Ora ve la faccio ascoltare su una backing track in un ambito più blues. Quando sono andato a ritirarla da Alessandro ho avuto la fortuna di provare delle vere chitarre vintage, quindi una 64 e una 66. Due strumenti formidabili e devo dire che il feel che ho provato su questa chitarra è veramente molto 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 simile a quegli strumenti. L'action dello strumento è molto bassa e la chitarra devo dire è veramente comoda, ma nonostante questo il profilo del manico, che è un profilo a C, e proprio tutto lo strumento in sé comunque ha quelle caratteristiche tipiche dello strumento vintage, quindi
non è una chitarra semplicissima da suonare, è una chitarra che non consiglierei a chi inizia a suonare, ma bensì a chi ha diversi strumenti e ha provato soprattutto parecchie chitarre. I pickup mi sono piaciuti veramente un casino. Questi pickup, come tutta la linea Flameton, vengono avvolti con delle bobinatrici che ha acquistato Alessandro e che sono delle bobinatrici risalenti agli anni 50-60. Entrare nel laboratorio di Flameton, che poi di fatto è un garage, sembra di tornare veramente indietro nel tempo. Manici, chitarre del 68, chitarre del 65, devo dire un'esperienza straordinaria. Di questa chitarra sono veramente molto soddisfatto. Come vi dicevo, so già che non sarà una chitarra per le tamarrate, non sarà una chitarra shred, ma era quello che stavo cercando, cioè un suono completamente diverso, ma una chitarra soprattutto che mi desse un feel completamente diverso, perché sostituendo i pickup a una chitarra magari di stampo più moderno si può avere probabilmente un timbro molto simile, ma non le stesse caratteristiche fisiche. E quello che desideravo era avere una chitarra che riprendesse il più possibile i pregi e i difetti di una chitarra degli anni 60. Come vi dicevo all'inizio video, Flameton è famoso soprattutto per i pickup. Vengono replicati fedelmente i pickup di Stratocaster, Telecaster e Gibson. Se questi pickup vi incuriosiscono, vi consiglio di andare sul sito a dare un'occhiata. Solitamente le chitarre di liuteria hanno dei prezzi sempre molto proibitivi. Devo dire, ecco, che Alessandro in questo caso, e soprattutto nella costruzione di Stratocaster, riesce a mantenere delle cifre veramente contenute. Considerate che con la cifra con cui ho acquistato questa Stratocaster farei fatica a comprare una Stratocaster standard Fender di fascia medio-alta. Bene ragazzi, detto questo, vi lascio sotto il link in descrizione del sito di Flameton. Se volete maggiori informazioni o comunque se vi incuriosisce la mia chitarra, scrivetemelo sotto me nei commenti che vi risponderò volentieri. Spero che anche questo video vi sia piaciuto, se così fosse un bel like fa sempre piacere. Io vi do appuntamento settimana prossima con due nuove chicche e vi auguro una buona serata dal mio salotto, da questa bellissima Strato Flameton e da Alessandro. A settimana prossima, ciao ragazzi, grazie.